Che cosa manca di più ad un sacerdote, e quindi a un vescovo, a un cardinale, come il cardinale Pell nella prigione? Ieri abbiamo visto che gli mancava la luce del sole, la vista del paesaggio, della campagna. E questa sua sofferenza, il cardinale Pell è riuscito a trasformarla in preghiera. Signore, fa che io ti desideri come desidero vedere la luce e il sole. Quando la fede ti aiuta a trasformare ciò che ti manca e a mettere al di sopra Dio. Ma al nostro testimone di Quaresima, prigioniero nella libertà, tra virgolette, perché stiamo capendo che pur nella cella è rimasto un uomo libero, il 3 marzo 2019, di domenica, il cardinale Pell scrive queste parole. Questa è la prima domenica da molti decenni, forse da più di 70 anni, a parte in caso di malattia, che non ho partecipato o celebrato la messa domenicale. Non ho potuto nemmeno ricevere la comunione. Non è questa qui scena, no, è proprio l'animo di un sacerdote che non solo non può celebrare, ma non può nemmeno ricevere la comunione. A un prete innamorato di Gesù e di Gesù Eucaristia, non poter celebrare per costrizione è qualcosa di veramente lancinante. Ma se si riesce a offrire questo dolore, si partecipa alla passione di Cristo. Noi abbiamo l'esempio del nostro Padre Pio. Vedete, lui qui ha celebrato ogni giorno, perché poteva celebrare soltanto privatamente. E quanta sofferenza su quell'altare, quante lacrime su quell'altare, quanto sangue su quell'altare, ma lì trovava la forza. Mi va di dire che qui il cardinal Pell è più sfortunato di Padre Pio, perché non può celebrare la messa domenicale, ma il Signore sa sempre e comunque donare la sua forza e la sua speranza. E quel giorno così conclude la pagina del suo diario. Dio nostro Padre, prego per tutti i miei compagni detenuti, specialmente per quelli che mi hanno scritto. Aiutali a conoscere tutti la loro vera identità. Anzi, aiuta anche me a conoscermi meglio. Dona a tutti loro un po' di pace interiore, soprattutto a quanti certamente non ne hanno. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.